Bello di un corso di recitazione che mette insieme il caso di questa sera e poi la pandemia ci ha messo del suo. A proposito, per la prima volta di nuovo qua, lasciatemi dire, è meraviglioso. Vabbè, comunque, questa sera si esibiranno ragazzi che hanno un mese di recitazione addosso, vi rendete conto, un mese? A me piace fare queste scommesse strane e sono bravo. E gente che a fine percorso, che già in compagnia con me, che recita, che ha dato ampie dimostrazioni di possedere questo mestiere. Insomma, c'è un purpurì di persone e di cose. Ma che bello stare di nuovo su un palco, è una roba meravigliosa. Io penso alla loro ansia. In effetti, perché chi debutta, cioè, questo è un po' come la prima volta che fai sesso, eh? Che per le donne, d'accordo, ci deve essere il sentimento, l'amore, il coronamento, chissà che ti aspetti, ed è una roba, che mi toglie il fiato. Devo segnarle queste cose perché potrebbe diventare un monologo interessante. Ma l'uomo, do coio coio, almeno ai miei tempi, funzionava così. La prima volta era una roba che ti dovevi togliere di dosso. Lo sverginamento teatrale è più o meno una roba del genere. Per cui adesso io mi taccio, anche perché quello che avevo da dire l'ho detto, e vi lascio in loro compagnia. Però sosteneteli, vi prego, sosteneteli perché ci mettono l'anima. Buon divertimento, grazie.